Perché dopo tanto cammino siete o siamo ancora sorpresi per quello che vediamo attorno a noi o per quello che accade dentro di noi? Perché siamo sorpresi quasi come se nessuno mai ce l'avesse detto? Quasi come se il Signore non ce l'avesse mai detto? Perché siamo sorpresi se ci accorgiamo che siamo in una piena lotta quando il Signore ce l'aveva detto che se vogliamo seguirlo la lotta sarebbe iniziata, le tentazioni sarebbero aumentate? Perché viviamo ciò che il Signore ci ha sempre insegnato come una sorpresa, come se fossimo sempre all'asilo e come se nessuno ci avrebbe, come se nessuno ci avesse mai insegnato nulla? Cioè, perché sembriamo ancora inesperti di Dio? Perché ancora inesperti della vita? Perché sembriamo ancora inesperti dopo che il Signore ci ha guidati, ci ha presi per mano e ci ha detto la sua parola? Perché il Signore ci ha donato tutto, ci ha spiegato tutto. Perché ancora sorpresi? Sorpresi fino al punto di poter crollare tutti noi, quando poi il Signore ce l'aveva detto. Perfino Sant'Agostino dice ai pastori di spiegarlo alle persone, soprattutto la parola di Dio: figlio, se ti presenti a servire il Signore, preparati alla tentazione. Certo, quando ci viene detto questo, quando ci viene detto tu adesso servi il Signore, preparati alla lotta, preparati alla tentazione, ognuno di noi ha pensato alla sua tentazione, ha pensato succederà questo, e magari è successo l'opposto, qualcosa che non ci aspettavamo. Nel Vangelo di oggi il Signore Gesù, Luca al capitolo 12, è bello perché Gesù, come posso dire, in amicizia, in intimità, ci svela un suo desiderio. Se avete, sicuramente voi il Vangelo non l'avete ascoltato stasera quando l'ho proclamato io, ma sono sicuro, visto che fate un cammino, tutti voi stamattina appena vi siete svegliati, come sempre, ogni giorno avete letto le letture della messa del giorno, no? Perché chi fa un cammino fa così: la mattina si sveglia, prega e legge le letture del giorno, e poi le legge, che ci vuole un minuto per leggere la lettura del giorno, poi a metà giornata un altro minutino se le rilegge, e poi la sera se le rilegge prima della messa, perché così siamo già preparati a quello che il Signore ci vuole dire e l'abbiamo anche approfondito, e magari durante la giornata quella parola ripetuta ha risposto a qualcosa nella mia vita o a un evento di quella giornata. Quindi io sono sicuro che tutti, anche i ragazzi del canto, avete scelto i canti, sicuramente li avete scelti dopo che avete letto la parola di Dio, non li avete inventati così, dalla parola di Dio avete fatto scaturire i canti, no? Perché così si fa, così anche i ministranti, così il sacerdote, tutti voi, sono sicuro di questo, ovviamente. E Gesù, se avete letto, come fate ogni giorno, avete visto che Gesù, proprio come si fa in famiglia o in amicizia, ha detto: io ho un desiderio, io ho un desiderio. Io ricordo che quando mio padre era vivo, è morto 3 anni fa come già sapete, ma fino a qualche anno fa, anche quando era malato, io dicevo, a me per esempio piacciono, non mi è più parato, per favore, se non arrivo non faccio, mi piacevano per esempio i gamberi freschi, crudi, no, fatti con l'olio e con l'aceto, macerati un po', mi piacevano tanto. Se io lo dicevo, cioè bisognava, come rugby, dovevamo marcare mio padre perché doveva andare a comprarli, no, per farmi felice,
non potevo dire qualcosa che subito mio padre andava perché doveva comprarmi ciò che io desideravo. Lo faceva anche con mia madre, con gli altri fratelli. Appena sentiva ho un desiderio, subito, immediatamente, ma è incredibile, subito doveva andare e doveva andare a comprare quella cosa, a volte anche a piedi. Nonostante fosse anziano, a piedi andava, a lui piaceva molto camminare, come piace anche a me. E quindi Gesù sta parlando proprio con te che sei qui e ti sta dicendo a te: dimentica tutte le altre cose, dimentica di quello che ti è accaduto oggi, dimenticati per un altro dei tuoi nervosismi, delle cose che ti sono accadute, delle tue ferite. Non pensare a te, basta, liberati di te, per favore. Liberati di te, si va in depressione così. Gesù non vuole questo, non stare sempre ripiegato su di te, no, lo facciamo tutti, ma liberiamoci di questa cosa. Perciò noi facciamo la preghiera di lode, no? Perciò nell'adorazione dopo la messa noi lodiamo il Signore, perché la lode mi fa ricordare che devo lodare un tu che è Dio, che non sono io. Non posso io guardare il mio io sto male, io così, perché non si fa nessun cammino. Quando pensiamo al nostro io siamo paralizzati. Quando siamo ripiegati sempre sul nostro io siamo fermi. Il cammino non è un cammino, perché il cammino, se io guardo a terra, vado a finire con la faccia a terra se guardo il mio io. Il cammino devo guardare a Gesù. San Paolo lo dice, di essere protesi verso di Lui. Nel cammino io devo guardare Gesù, devo andare verso di Lui, devo correre. Quando vedete le Olimpiadi e vedete quando fanno la corsa ai 100 metri o altre, i corridori non guardano mai, non guardano a terra, guardano. Perfino i giocatori di calcio, è incredibile, i Maccabottas, ma loro guardano la porta, a volte ovviamente anche il pallone, ma a volte guardano i compagni, guardano la porta, raramente guardano a terra, perché devono vedere l'obiettivo. Se invece io e te, San Paolo dice che anche noi siamo in una corsa, noi facciamo un cammino, stiamo in movimento, noi dobbiamo andare verso Gesù che è qui, ma ci aspetta anche. Se continuiamo a guardare noi stessi, cadremo o comunque siamo paralizzati. Bisogna camminare, bisogna tenere gli occhi su di Lui, è Gesù. Se io guardo i miei problemi continuamente, il mio problema, anche il mio peccato, sì, fratelli miei, è sbagliato peccare, lo sappiamo tutti, è brutto peccare, lo sappiamo tutti, dal peccato non esce niente di buono, lo sappiamo tutti, però basta. E se ho chiesto perdono e se ho confessato il mio peccato, perché grazie il Signore nel suo amore ci ha donato la confessione dove il peccato viene cancellato, e poi io rimedio a quel peccato in qualche modo, basta, bisogna andare avanti. Non posso stare sempre lì fermo, paralizzato. Ma ci crediamo o no che Dio ci ama, che Dio ti ama? Ma guardate, perché lo ripeto sempre? Perché noi lo ripetiamo con la bocca, ma poi nei fatti ci accorgiamo che non ci crediamo che Dio ci ama. Si vede dalle nostre reazioni che non ci crediamo che Dio ci ama. Ce ne accorgiamo quando succede qualcosa, quando ci viene detto qualcosa, quando viviamo una prova. Ce ne accorgiamo dalle reazioni, perché io mi devo fare una domanda: se credo che Dio mi ama, come dovrei reagire? Come dovrei comportarmi con mio marito, mia moglie, con i miei figli, o con gli amici, con i fidanzati, nella parrocchia, al lavoro? Se credo che Dio mi ama, come devo reagire? Cosa devo fare? Ed il Signore, guardando a Lui, ci dice stasera: sono venuto a gettare fuoco sulla terra. Sentite il desiderio di Gesù, che bello, e quanto vorrei che fosse già acceso. Ripeto per chi è distratto, Gesù dice nel Vangelo:
Sono venuto a gettare fuoco sulla terra e quanto vorrei che fosse già acceso. Cioè, noi vediamo che Gesù desidera il fuoco sulla terra. Gesù desidera la Pentecoste, cioè Gesù desidera una Pentecoste perpetua. Gesù desidera che tutti gli esseri umani fossero ripieni di questa Pentecoste di carità, d'amore. Il Signore ci vorrebbe tutti infiammati dello Spirito Santo, tutti accesi, tutti presi dal suo amore, tutti noi a dare questo amore vero, non l'amore finto, l'amore vero. Il Signore ci vorrebbe tutti noi come segno del suo amore, della sua presenza. Quali sono i frutti dello Spirito, no? San Paolo ci dice nella lettera ai Galati al capitolo 5 la pace, la gioia, no? E tanti altri frutti. Il Signore ci vorrebbe così, pieni di gioia, pieni di pace, con dominio di noi stessi. Capite? Il Signore ci vorrebbe in tutti noi vedere la Pentecoste, ma non soltanto nel cantare in lingue, ma nella vita pratica, nel perdono, nell'amore, nell'evangelizzazione, nella carità, nell'amicizia, il andare verso l'altro, prendermi cura dell'altro, prendermi cura dell'altro. Prendermi cura dell'altro significa soccorrerlo, significa capire che sta male, significa metterci anche i miei soldi, significa tornare anche il giorno dopo e tornare ancora il giorno dopo per sapere come sta. Signore, ci vorrebbe così. E dice: sono venuto a gettare il fuoco sulla terra, quanto vorrei che fosse già acceso. Nel Vangelo di Luca, prima di questo capitolo, già per 3 volte era stato nominato la parola fuoco. Giovanni Battista, che parlava dello spirito del fuoco, lo spirito come avvenga qualcosa di buono, lo Spirito Santo, e il fuoco come qualcosa che punisce, che brucia. E così anche Giacomo e Giovanni, quando Gesù non venne accettato dalla gente e dice: Signore, vogliamo invocare il fuoco dall'alto per bruciarli tutti? Quindi il fuoco sempre come qualcosa di negativo. Ma qui il Signore ci dice, quando parla del fuoco, ci parla di questo suo desiderio di donarci lo Spirito Santo. E poi ci dice però che questo, ascoltatemi, questo desiderio dello Spirito Santo che il Signore vuole donare a tutti, io non so se tu hai gli stessi sentimenti di Gesù. San Paolo ci chiede di avere gli stessi sentimenti di Gesù. Gesù vorrebbe lo Spirito Santo per tutti. Tu invece cosa vorresti per la gente? Vorresti che qualcuno, non dico morisse, ma paralizzato dalla vita in giù andrebbe anche bene? Che dite? No, a volte può succedere. Io devo guardarmi dentro e devo vedere se ho gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Perché anche i suoi discepoli non avevano gli stessi sentimenti, volevano il fuoco per bruciare gli altri. Però Gesù ci dice anche che questo desiderio può essere alimentato da qualcosa che per noi può sembrare negativo. Gesù dice: ho un battesimo nel quale sarò battezzato e come sono angosciato finché non sia compiuto. Qual è il battesimo? È la morte di Gesù, la morte in croce. E quasi Gesù dice, mette come porta, come chiave a questo fuoco dall'alto, la croce. La croce, fratelli, questo è il punto, la croce. La croce, se veramente quella croce è scritta dentro di noi, se veramente quella croce noi la vogliamo vivere, se vogliamo continuare a mettere gli altri in croce o salire noi in croce, noi dobbiamo fare questa scelta. Cosa voglio fare della croce? Ci voglio mettere gli altri in croce oppure ci voglio salire io, anche se brutto, anche se difficile? Gesù lo chiama battesimo questo. Cioè Gesù la sua morte la chiama battesimo, un battesimo di sangue, capite? Quindi è il battesimo, nel battesimo noi riceviamo lo Spirito Santo. Quindi per ricevere il battesimo, che noi riceviamo gratuitamente perché Gesù è morto al posto nostro, però dobbiamo essere anche capaci di vivere poi la croce che riceviamo quando siamo in vita.
la croce che riceviamo durante la nostra vita, di cosa vogliamo farle? Vogliamo farla fiorire come l'ha fatta fiorire Gesù? Cioè, vogliamo noi attraverso quella croce siamo stati salvati, attraverso la nostra croce vogliamo anche noi partecipare alle sofferenze di Cristo? E poi il Signore dice: pensate che sia venuto a portare pace sulla terra? No, io vi dico, ma divisione. E dirà padre contro figlio, figlio contro madre, nuora contro suocera, eccetera. Gesù non è che sta dicendo proprio che dobbiamo essere divisi tra fratelli, sorelle, non è questo. Il Signore sta dicendo che davanti a questa proposta, la proposta di santità, la proposta di seguire il Signore, quelli che stanno più vicini a te potranno diventare i tuoi nemici perché non la vogliono fare, non vogliono la stessa cosa. È successo anche a Gesù, sentite, Gesù faceva questa proposta. Chi è che è diventato suo nemico, gli ha detto di no? Giuda, che era uno che, questo nome subito pensiamo, Giuda, traditore, ma Giuda era un apostolo, l'ha scelto Gesù, era amico di Gesù, Gesù voleva essere suo amico e lui non ha accettato la proposta di Gesù e lo ha tradito. Quindi succederà anche a te, con la tua famiglia, con i tuoi amici, con coloro che lavorano con te. Se tu vuoi, perché? Perché comincerai a fare delle scelte, comincerai a fare una scelta con i soldi, una scelta con la sessualità, una scelta nella famiglia, una scelta di legalità, farai delle scelte che danno fastidio agli altri perché il mondo vuole vivere diversamente e quindi tu darai fastidio, gli altri non la vogliono fare la scelta che hai fatto tu e quindi c'è divisione. Perché c'è divisione? Perché io non voglio essere di Gesù come vuoi esserlo tu. Ma sta succedendo? Oppure noi con le nostre scelte piacciamo, si dice così, vero? Al mondo. Cioè, beh, stupendo, padre Michele dice delle cose, ma il mondo è contento di queste cose, lo fa anche il mondo, la politica, tale e quale, quindi. Oppure quando noi parliamo e decidiamo, le nostre scelte sono proprio il contrario della cultura egemone. E finisco. L'ultima cosa. Io ricordo che quando andavo a scuola mi insegnavano delle cose di storia. Poi, diventando più grande e cominciando a studiare direttamente, mi accorgevo che non tutto quello che i professori dicevano sulla Chiesa, eccetera, non era proprio così. E quando sono diventato ancora più grande, sono andato all'università, poi ho visto che veramente delle cose erano false che mi avevano insegnato e ho cominciato poi a studiare, eccetera. E poi ho visto che questo continua, cioè anche nel mondo ci sono luoghi comuni, dicono tante cose, che crescendo e guardando mi sono accorto che non era proprio come dicono loro, era diverso. E adesso questa situazione sta diventando proprio insostenibile, sta diventando proprio esagerata. Cioè io vedo i video di cose che stanno succedendo nel mondo, pure degli scioperi che stanno facendo, che alcuni sono proprio belli, dici, scioperi belli. E tu vedi dal video quello che stanno facendo, quello che stanno dicendo, vedi la realtà, poi metti il telegiornale e ti dice il contrario, non ti fa vedere quello che tu hai visto, perché i social a volte servono anche a cose buone, sono una prova di quello che avviene. E tu vedi che il telegiornale ha voluto strumentalizzare, cambiare quella realtà e tutti che ci credono, nessuno va a vedere cosa è accaduto realmente. Fratelli, attenzione, perché questa è una dittatura incredibile, spudorata e cattiva. E il Signore da questo ci vuole far uscire, perché è un carcere, è un carcere. Chiediamo al Signore il fuoco sulla terra, il fuoco dello Spirito, che possa riaccendere tutti, in tutti noi, il desiderio di una rinascita. Dobbiamo risvegliarci e solo Dio lo può fare. Amen.